Allora, stavamo dicendo in che cosa si Degli fa qua, alleati. degli alleati, no? Qua sono arrivati 3 giorni prima, dopo a Milano. Me lo ricordo bene per quel fatto lì che ho raccontato prima del ponte di Lambrate, la distribuzione di cioccolatini e dicendo. No, 3 giorni dopo. E dopo qua i partigiani funzionavano da polizia, no? Ordine pubblico e via di seguito, fino a forse qualche anno. Hanno fatto, adesso non posso dire, 8 mesi, 7 mesi, diciamo così. Sì. Ecco. E dopo poi sono stati sostituiti perché noi dicevamo, ecco, licenziano i partigiani, no? Che facevano i poliziotti, ecco. Per mettere a posto ancora i reduci di Coltano. I reduci di Coltano erano i fascisti che erano rinchiusi a Padova, dentro in un campo di concentramento, li hanno liberati, no? E gli hanno dato ancora il loro posto. Naturalmente quello di Milano l'hanno mandato a Torino, quello di Torino l'hanno mandato a Genova, a modo che è, e i partigiani li hanno tutti licenziati, li hanno mandati tutti a casa. Il mio amico Silvio, prima parlavo di Silvio, questo qua, siccome che era disoccupato quando è, cosa ha fatto? Ha aderito alla polizia partigiana, no? E dopo, quando la polizia partigiana è stata sostituita di seguito, è diventato un poliziotto. No, cosa hanno fatto? Hanno fatto del tutto, gli hanno procurato 9 mesi di carcere. Perché? Perché lui una sera, prima di venire a casa, lui doveva depositare le armi. E Sì. difatti deposita il suo mitra, la sua pistola e via di Sì. seguito nella caserma, è venuto a casa. Guarda caso, le sue armi sono state trovate all'inviate in una rapina. E gli hanno dato la colpa a lui perché le armi erano intestate. Lui dice: ma come faccio? Se io, però comunque ho fatto tempo a far dentro 9 mesi di prigione, no? E io gli facevo avere le sigarette, gli ho procurato io personalmente un avvocato per vedergli. Difatti è venuto fuori che lui non c'entrava niente perché le armi quella sera lì le aveva depositate in caserma. Allora, per, diciamo così, per sostituire il poliziotto partigiano, no, li mettevano in galera, li mettevano in condizione di poter, di non nuocere più, insomma, via dicendo, capito? Ho capito. Questo era il momento cruciale del. Ne sono stati graziati tanti, di fascisti, allora. Ne sono stati graziati tanti se li hanno Guarda, liberati. sì, guarda, qua a Paderno ce n'è stato solo uno che è stato fucilato perché proprio 15 o 20 giorni prima della resurrezione, no, aveva sparato alle spalle al partigiano Casaliga Angelo, no? Lì come era stato? Lì al cinema, Al allora si cinema. chiamava Cinema Nuovo, adesso è Metropolis, no. Lui dunque era del 22, 2 anni, aveva 22 anni, no? È andato al cinema, è andato dentro, i fascisti hanno fatto una retata. Facendo la retata, naturalmente arrestavano tutti i renitenti, no? Ecco la questione del libro. Renitenti. Questo qua cosa ha fatto? È scappato, un fascista alle spalle gli ha sparato e l'ha ucciso. Ecco perché io ne ho suggerito quel titolo lì, del libro, La paura E il e il coraggio. coraggio. Ossia, la paura di essere preso, torturato, mandato in campo di concentramento, fucilato e così via. E il coraggio di scappare, perché quando scappai io sapevo che quelli là ti potevano sparare, no? Sì. Allora, bisognava avere il coraggio di scappare. Ecco perché il titolo di quel libro,
Tu lo conoscevi Angelo Cazzaniga? No, no, conoscevo suo fratello, ma lui personalmente no. Non lo conoscevi? E No. a te è mai capitato di avere tanta paura a No, trovare io il ho coraggio di scappare? la paura parlando del libro, che non solo per Angelo Cassaniga, ma anche per il mio fatto, no? Quello che mi è successo a me, avevo 20 anni, nel 44, sarà stato agosto-settembre, Più o adesso meno? pressa poco, no? Pressa poco. All'oratorio di Palazzolo, che c'era un salone dove facevano, oltre al catechismo, facevano anche il cinema e il teatro, no? C'erano fuori una compagnia di teatrini, no? Un teatrino, no? Io quella sera lì, con altri miei compagni e amici, noi siamo andati lì, no? Mentre stavo prendendo il biglietto allo sportello, che era fatto in un portone di ferro, dagli l'eretto, cioè quando sentivi, non mi ricordo più comunque l'eretto, mi sono trovato circondato di fascisti, col parroco che dice, eccolo lì, questo qua, io non so cos'è, la paura di essere preso, gli ho detto, gli ho dato uno spintone al parroco, non so se è andato per terra, i fascisti si sono rilasciati, io sono scappato, sono sfuggito fuori. Sfuggito fuori dall'oratorio, guardo in fondo alla via, ci sono due carabinieri. Perché i carabinieri, alcuni avevano disertato e erano andati in montagna, altri invece hanno aderito alla Repubblica di Salò. Certo. Ecco, c'erano i carabinieri. Ho sfondato il blocco dei carabinieri che c'era lì verso gli Albalati, no? E uno di questi qua mi ha tirato dietro il fucile. Non so come è stato, mi è rimasto in mano l'otturatore di questo fucile. Non so se è stato per prendere il fucile e portarglielo via, non lo so, so che mi sono trovato in mano questo otturatore del fucile. E sono andato in mezzo alle campagne, mi sono disperso nei boschi e Sei lì riuscito è a di scappare? seguito. Ecco, e dopo lì non potevo più andare a casa perché i fascisti Aspettavano, mi aspettavano. Ecco, allora c'era mio nonno, un mio cugino che c'è ancora, mio cugino c'è ancora, mio nonno non c'è più, ma mio cugino c'è ancora, e mio padre, che al mattino venivamo fuori con la carriola delle galline, Sì. no, e sulla carriola delle galline avevano un recipiente con dentro la minestra, no, e la mettevano in un certo punto nella campagna. Io lo sapevo, andavo là, mangiavo la minestra o il latte o quello che c'era. No, mangiavo. Dopo sono stato su, ma ho fatto solo un giorno perché non ho trovato la via giusta, no? Al Sì. Pian del Tivano, dopo Asso, no? Perché è andato solo per vedere di trovarmi in qualche brigata, perché lì ormai. Ma non ho trovato la via, ho trovato la via, sono venuto a casa e nello stesso tempo i carabinieri andavano a fare visita a cioè non visita, la spesa in una salumeria drogheria. Ecco, questa drogheria aveva una figlia che era amica di mia sorella, no? Questo carabiniere ha detto, ostia qua io vado nei guai perché mancandomi l'interruttore io non posso più, devo fare una denuncia. Perché non? Questo qua dice, guardi, se vuole mi posso interessare io, però lei mi deve accertare che lei con il ragazzo io devo lasciarla stare. E così io gli ho dato l'interruttore. Esatto, quello che ti No, era il rimasto in carabiniere mano. mi ha lasciato Ti ha stare, lasciato cioè i stare. carabinieri mi hanno lasciato stare. Così ho potuto fare la vita, non diciamo così tranquilla, perché da quel momento tutti i giorni da Cesano Maderno partivano alla moto. C'era su uno che di soprannome che diceva il pastè, non so se perché era fastidiare la pasta o perché faceva il pasticcere, non lo so, gli diceva il pastè. E l'altro il bestia, che era di rimbiato, no? Due tremendi. Ecco,
Però non si erano accorti che viaggiavano in moto, erano solo loro, perché le moto la gente non le aveva, non potevano, la benzina non c'era. Poi se avevano una moto gliela requisirono, una moto, una macchina, gliela requisirono. Allora io, essendo lì da ciclista, loro arrivavano giù, quando erano sul ponte del Villorese, da Varedo a Palazzolo, la moto si sentivano. Allora cosa facevo? Uscivo dal retro, nella bottega, andavo su in casa di un tecnico della Locchio Vacchini, no, che era un socialista, no? No, su, quando sentivo la moto che andava giù, io andavo giù ancora da ciclista, non mi hanno mai preso per la questione della moto, Della moto. del rumore della moto. Senti, hai parlato di sacerdoti che erano dalla parte Sì. sempre della Repubblica, erano repubblichini, ma a Paderno Dugnano tu conoscevi chiaramente il sacerdote qui, il prete di C'era il Palazzolo, prete di Palazzolo, che era un era fascista non dichiarato. dichiarato Ah, non perché, dichiarato. non dichiarato perché non è che, però quello di Palermo veniva nella scuola a Sì. fare catechismo, a fare Sì. Ecco. religione col cimice sulla cosa, anzi, E dopo il 25 aprile questi sacerdoti sono rimasti al loro posto. sì, sono rimasti, anzi, ti dirò di più, questo qua di Palazzolo. Al 25 aprile, a mezzogiorno, nel pomeriggio, nella giornata del 25 aprile, è venuto lì, bravo ragazzo, ma mi ha picchiato una mano sulla spalla. Ah, Sei proprio bravo ragazzo, e di seguito certo. così, no? Quando sono arrivati gli americani a Milano, allora, dagli oratori sono uscite le brigate della Democrazia Cristiana, cioè fazzoletti verdi, Sì. cioè azzurri, non verdi, hai capito? Allora mi ha trovato in strada e mi ha detto: guardati le mani che è ancora sporche di sangue, hai capito? Perché ormai lui era sicuro, c'erano gli americani a Milano, non si poteva più metterlo in... Allora mi ha detto che le mie mani erano sporche di E lui sangue. è rimasto lì per altri anni, qui a Sì, è morto Palazzolo. qua a Palazzolo, è rimasto qua forse una trentina di anni ancora. E ti ha più dato fastidio? Sì. Sempre, è dato fastidio sempre, perché mi ricordo, ma mi ha fatto licenziare come regalo di nozze. Ecco. Come regalo di nozze. No, dunque, hanno fatto una riunione a San Martino l'11 di novembre nel 1943. Sì. No, 44, mi sbagliavo la data, nel 1944, perché siccome che la chiesa qua è titolata San Martino, no? Allora era la festa della La chiesa, no? festa della E chiesa. c'erano invitati i parroci che erano stati qua a Palazzolo a fare preti che erano studiati, nati, e hanno fatto una riunione al cinema dell'oratorio di Palazzolo in cui E lì è successo che hanno parlato sul mio caso. Il mio caso perché io allora ero il responsabile della gioventù comunista. Dopo poi passano, ero Allora già era dopo, nel dopoguerra? Nel dopoguerra, dopoguerra. ero già del Partito Comunista, non ero più dei giovani, ero della segretario della sezione del Partito Comunista. E allora hanno detto che a quel giovane gli bisogna farlo smettere, no? Bisogna intervenire. Come? Intervenire verso la fidanzata e verso il lavoro. Lì in mezzo a loro ce n'era uno che non era di quel parere. Allora è venuto lì al circolo familiare circa le 10 di sera, no? E ha chiesto alla gerente che si chiamava Dante, senta, io avrei bisogno di parlare con il signor Angelo Villa. E questo gerente dice, ah, allora, è quello là, guarda, Angelo, vieni qua, questo signore ha bisogno di te. E io vado là, dico, desidera. Mi dice, senta, io avrei bisogno di parlare con lei però in un posto privato. Guarda, se non gli dispiace, andiamo in sessione del Partito Comunista.
Ora che andiamo dentro e allora sì, siamo andati e mi ha raccontato la storia. Che erano di... Ma io non gli ho dato tanto peso, ho detto, ma... invece hanno fatto sul serio perché pochi giorni dopo mi telefona, allora il telefono non era come adesso, no, c'era Certo. il telefono pubblico, no? Sì. Viene su quello del telefono pubblico che mi chiama, mi dice, senti, c'è una telefonata per te, vieni giù. Vado giù, era la mia suocera, non era ancora sposato comunque, e dice, senti Angelo, guarda che qua c'è il prete che ho detto, ostia qua, fanno sul serio allora. No, digli così al prete che sabato vengo su a trovare la fidanzata, a trovare vostra figlia, e vado io dal prete, se ha bisogno mi dirà qualcosa. E difatti al sabato sono andato su, vado là, e questa signora era tutta spaventata perché diceva oh, il prete, era perché il prete allora era una... È un'imbale hai istituzione, capito? Ecco, e il prete, vado là dal prete e questo qua, ah, venga, 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 e mi ha portato là nel suo ufficio e mi dice, senta, io gli devo fare una domanda. Ma lei mi dica che non è vero. Beh, bisogna vedere che razza di domanda è. Se è vero, se non è vero, no? Allora mi dice, è vero che lei è un dirigente comunista? E io gli ho detto, sì. Sì. E lui dice, l'ho detto di dirmi di no! E io di tutto di rimando, non so come, gli ho detto, senta, lei conosce i comandamenti della Santa Madre Chiesa? Così. E mi dice, ma mancherebbe di farmi anche... Sì, fa, perché lei... No, se le ricorda che l'undicesimo comandamento non c'è, ce ne sono solo 10. L'undicesimo che dice di non essere comunista non c'è. E allora lì abbiamo fatto un po' di baruffo, sua sorella va fuori in piazza, no, gridava, venite, venite, perché qua vogliono picchiare i preti. Don... Beh, non mi ricordo il nome. Vogliono picchiare il prete, io sono andato là e gli ho detto, senti, se lei non vuole andare in manicomio, faccia il piacere, si ritiri. E così andiamo avanti, siamo andati avanti, no? Parlando con la mia moglie, no? Allora fidanzata, mi dice, Angelo, andiamo, vediamo un po' se non ci sposano in chiesa, ci sposiamo civile. Io ho detto, Angela, prima io volevo sposarsi civile, non l'ho fatto per te. Per rispetto tuo, perché so che te sei una credente fervente, una e pertanto, quali signori si devono sposare in chiesa? Va bene, perché loro non possono dire che io non sono comunicato, non possono dire che io non sono battezzato, non possono dire che io non sono cresimato, no, Sì. pertanto loro mi devono sposare in chiesa. Allora questa qua dice, beh, allora se è così voglio che mi sposino all'altare della Madonna. Mia moglie, andiamo là, poi niente da fare. Fatto sta che era arrivato il benestare nel permesso di sposarmi in chiesa 3 giorni prima del matrimonio. E ti Perché? sei sposato dove? In chiesa? No, A Palazzolo? no, Ah, là, al paese della... al paese Ecco, della ma moglie. lì è successo il giorno del matrimonio, no? Perché i parenti di mia moglie... Non erano tanti contenti, capito? Perché loro erano gli altri. Lì è successo che proprio quel giorno da Sanremo è arrivato un masso di garofani rossi, ma grandi così, perché mia moglie aveva un zio a Sanremo che era capo di chef di albergo. Columbia che c'è in Piazza Ferrari. C'erano dentro 30 chef, per chi può Sì. immaginare come avevano. No, e questo qua andavano fuori con la roulotte, diciamo così, cucina, a fare i pranzi nelle ville dei signori. Fatto sta che proprio quel giorno lì sono arrivate I quelle... garofani. Allora, quei garofani lì è stata addobbata tutta la chiesa. Però nel compenso, cosa è successo? È successo che questo qua non ha suonato le campane Ah, nel vabbè. matrimonio. Non ha suonato le campane.
Io mi sono accorto quando ormai ho dichiarato che va bene. Allora ho finito tutto, gli ho detto che c'è da pagarlo. Non l'ho pagato. Gli ho detto, no caro signore, lei non ha suonato le campane. E allora non ha preso neanche un centesimo e mi sono sposato. In quel periodo lì del consenso, ossia prendere il consenso dell'iscritto, no, era il 23 di aprile che ho preso il consenso. Solito io all'aprile entravo al venerdì mattina alle 8:15 e uscivo il sabato mattina alle 8:15 perché stavo dentro a fare manutenzione al reparto della calderreria. Sì. Ecco. Quel giorno lì viene là il capo officina e mi dice: Angelo, allora stasera il solito, perché alle 7 di sera avevo il permesso di uscire a comprarmi qualcosa da mangiare, Sì. no? Perché alla mensa la sera non c'era, no? Certo. E io ho detto: Guardi, signor Rossola, mi dispiace, ma stasera non posso stare, stanotte non posso stare, se ne cerchi qualcun altro, se c'è. Ma perché? Perché domani vado a prendermi. Oh, lui tutto qua entusiasta, mi ha dato le mani, mi ha fatto gli auguri, è tutto a posto. Vengo a casa, è 24 di domenica, 25 aprile era lunedì, al martedì vado là, in portineria mi bloccano, non mi lasciano entrare. Mi lasciano entrare e allora dice, perché lì era un impiegato dell'ufficio. E mi dice, ma lei non ha ricevuto una raccomandata? No, non ho ricevuto nessuna raccomandata. E difatti non l'avevo ricevuta perché la raccomandata loro avevano mandato al comune di Paderno Dugnano, cioè all'ufficio posta di Paderno Dugnano, no? A Paderno, no? Io invece ero sotto Palazzolo, Certo. hai capito? Fa automaticamente ritarda di un giorno, due, Sì. no? No, beh, vado a casa che riceve. Difatti vengo a casa e ho detto adesso vado dentro in posta a vedere, vado là in posta a Paderno, c'è la raccomandata. La raccomandata la prendo là e c'è il licenziamento in tronco senza nessuna contributo, diciamo. Motivazione senza motivo. Hai capito? E lì è successo quello che è successo. Dopo siamo stati là alla Solobarda. Lì alla Solobarda il direttore che si chiamava Formenti ha tirato fuori un registro e sul registro c'era su tutto quello che io ho fatto l'aprile, distribuito volantini, suonato la sirena, uscito col camion, tutte quelle cose lì. No, allora quelli della Solobarda gli hanno detto, ma guardi che queste cose qua a noi non ci interessano, perché questa qua è politica. Però è successo un po' di baruffa. Allora è successo che mi dovevano pagare 16 anni di Continua. stipendio. Ah. Mi dovevano pagare 16 anni, così era. L'avvocato della Camera Loro mi ha detto non accettare, perché guarda che ti stanno fregando. Come? Sì, ti stanno variando perché loro ti danno lo stipendio, però non ti danno i documenti, sei sempre un suo dipendente, no? Sì. E dandoti lo stipendio, quelli ti chiamano di notte, ti rendono la vita impossibile. Allora abbiamo concordato che mi hanno dato 800 ore e la liquidazione è normale e io l'avrei non sono più entrato perché se entravo facevo una brutta fine. Perché alla Breda tutti i politici li mandavano lì al campo di aviazione non a lavorare, a fare niente, perché se lavoravano erano multati. Certo. Là seduti sul tavolo, aspettare che arrivasse sera. No? Senti Angelo, torniamo 2 secondi alla Resistenza. Hai mai conosciuto Giovanni Pesce? Non Giovanni Pesce, anzi, si può dire che ero quasi amico, perché conoscente molto, perché a Paderno aveva dei conoscenti pesce a Paderno, non so chi, comunque so che. E ogni tanto veniva in sessione, no? Sì.
E allora lì si discuteva, si parlava. Quando si andava a Milano a fare le riunioni a Milano, là in via, vicino a Piazza San Baglio, Sì, va bene. ecco, lì no, si andava a mangiare assieme. Ho conosciuto Giovanni Pesci, il campista. Sì. Ma che cosa ti ricordi di lui? C'è qualcosa che ti ricordi in particolare? Cosa ti diceva? Pesce era, come partito era di Rifondazione. Sì, dopo è andato a finire. Tu sei rimasto poi dopo legato, vabbè, al Partito Comunista, poi sei diventato, cos'è? No, io sono stato legato al Partito Comunista fino a quando Chetto gli ha cambiato nome. Ah, ecco. Ah, va bene. Dopo non ho voluto più sapere di essere di partito, però sono sempre un comunista di Gramsci, di Togliatti, sono sempre un comunista di quelli lì. E Certo. naturalmente quando ho da votare, voto adesso c'è da votare il PD, perché l'unico partito che può fare contrastare la destra è lui, perché non c'è, diciamo così, Rifondazione non ha la possibilità, neanche economia, ecologia e libertà. Senti, ma Giovanni Pesce rimane legato alla Rifondazione Comunista, Sì. giusto? Tu invece, quando lui era già legato alla Rifondazione, non avevi No, più la io no, io tessera di allora, nessun partito? siccome che da attività, diciamo così, a circolo familiare, no? Sì. Da attività, allora ho dato la mia attività lì al circolo. Mi sono dato dentro naturalmente le feste dell'unità, sempre del Partito Comunista, però comunque sono stato legato alla cooperazione. Ho capito. E ad esempio altri comunisti che hai conosciuto, non so, Paetta, ti ricordo qualcuno in Paetta, Giuliano Grao? Paetta, andavamo a Bolise a mangiare la casseria con Giuliano, cioè Giancarlo, no Sì. Giuliano. Qua a Bolise Mombello, perché prima a Cesano Maderno, ma la zona si chiama, mi sembra, Borghetto, no? C'era la sessione di zona del Partito Comunista, no? Ecco, e allora Paetta, Norte è stato qua anche lungo, io dicevo, venivano qua, no? E dopo si andava a festeggiare un po' l'incontro, no? Allora si andava lì a Bovisio, vicino al comune, lì c'era una trattoria, no? Che solitamente facevano cacciolare. Allora si mangiava e si festeggiava. L'ho conosciuto bene. Hai conosciuto bene. Senti. Paetta, quello che gli ha buttato in faccia ad Almirante la birra. Senti, beh, adesso siamo in un'Italia. Che fa schifo. Senti, un partigiano come te, che è sopravvissuto, no? Comunque hai 90 anni, puoi dare dei giudizi. Che cosa pensi di tutto questo? Delle persone che come te hanno lottato per un paese diverso, che hanno fatto di tutto perché la libertà di parola, soprattutto, no, fosse considerata di nuovo, perché c'è una bella differenza tra chi ha lottato Lo per la so, libertà e chi invece è morto. ce ne sono pochissimi o più, perché ci sono dei paesi che non hanno più. Qua Palazzolo, se io vado in paradiso è finita, perché insomma, diciamolo francamente, i 90 anni ci sono, l'attività non la posso più dare per il mio handicap che ho. E via di seguito, e pertanto non è che, comunque personalmente dico che non so, fino a che, perché la resistenza no, ha dato in mano la Costituzione, non l'ha regalata, l'ha data in mano alle nuove generazioni, no? Ecco, per fare che cosa? Per custodirla. Mi sembra che questa Costituzione non sia custodita tanto bene,
Guardi, infatti, di adesso la questione delle donne, 50% e 40%. Ma che cosa 40% e 50%? Le donne hanno il diritto, come gli uomini, di andare a... Va bene. Angelo. Ecco, perché se c'è il 60% delle donne più intelligenti, più brave del 60%, del 40% degli uomini, sono le donne che ci devono governare. Questa è democrazia. Questo lo dice la Costituzione, non dice la Costituzione il 40%, il 30% le donne. Capito? Si stanno battendo per queste cose stupide che alla gente non ci interessa relativamente, che ci interessa alla gente il lavoro, Certo, quelle cose lì, la salute, la scuola e via. senti, oggi andrai a festeggiare i tuoi 90 anni, immagino, hai visto? Sì, È una grande festa. sì. E, in questo momento, no, tu sei stato un partigiano, io penso che comunque gli insegnamenti di tuo papà, dei tuoi genitori siano stati quelli di valori concreti, valori importanti, appunto come la libertà, l'antifascismo. Penso che se tu sia arrivato a lottare e a condividere con altre persone del tuo paese questi valori, siano ancora quelli che oggi ricorderai, immagino. Che significato ha oggi essere un partigiano? E oggi essere un partigiano, guarda, il significato è uno solo, che si è dimenticati. Perché se non ci fossero dimenticati, non sarebbe solo la sessione dei comuni di Paderno Dugnano, che è abbastanza, mi sembra, attiva, assieme a qualcun'altra, però le altre, non è... Senago non c'è più, Nova c'è ma non fanno niente, Cesano Maderno qualcosa fanno. Però Boisio e Varedo non c'è niente. A Cusano Milanino c'è stato un legame con noi qualche anno fa, morto il sindaco Strada, Stefano, non c'è più niente. No. Però Cos'è? ne sono nate delle altre di sezioni, perché ad esempio è nata Cormano. Questa è una bella notizia. Sì, ecco, io. Cormano, per esempio, era molto forte. Adesso è nata una nuova sezione a Non so più Cormano. come si chiamava quello di Cormano. Vabbè, comunque è nata una nuova sezione, questo è Ecco, importante, che un a me mi fa segnale ci tanto sia. piacere. A Sì. me mi fa tanto piacere. Però, nel complesso, la gente, non è che i giovani sono scappati, non è che... Capito? Questo è il fatto. Sì, questo è da sottolineare, è chiaro. Però una volta terminato il vostro iter vitale ci saranno altre persone che Ma io mi continueranno. auguro, l'ho detto un momentino fa, no? Che non è stata regalata, è stata data la Costituzione, no? È stata data alle nuove generazioni per far sì che venga custodita Ecco. e venga attuata, perché ormai è 70 anni quasi, no? Sì. Che questa Costituzione c'è, ma non è stata portata a termine, no? Perché ci sono ancora molte cose, l'abbiamo detto un momentino fa, la questione delle donne e altre cose, no? Sì, Che Angelo. bisogna, la questione della salute, della scuola, non è che sono cose... Comunque della tua sezione non ti puoi lamentare perché hai lavorato per costruire un qualcosa che Guarda, esiste io sono e c'è. contento della mia sessione perché quando mi hanno chiamato di entrare lì per vedere che è stato Silvio, il famoso Silvio, che è venuto, mi ha detto, senti, adesso non sei più un commerciante. Pertanto puoi darci una mano, sai, c'è il segretario che ti vuol conoscere, che è poi Ambrogio, il fratello dell'Angelo. Sì. Ambrogio che... E è andato lì e ho trovato la sessione, non aveva sessione perché le riunioni si facevano alla Camera del Lavoro, che era un bugigattolo grande così, in Piazza Matteotti, oppure al Circolo di Paderno di Via Gorizia, no, oppure nelle case, no? Ma tutti... andato lì e sono riuscito a...
adesso non mi ricordo più, senza soldi, non so se erano 16 lire o 160, so che c'erano 16. E di seguito sono riuscito a metterla in campo, diciamo così, farla lavorare un pochettino per farci qualche soldino. Ho organizzato il primo viaggio della memoria a Fondo Toci, è stato il primo, no? Che mi ha dato una mano l'ex sindaco comunista di Limbiate, no, perché lui lavorava per un'agenzia, la Fabello. Ecco, e allora mi ha dato una mano e lì abbiamo iniziato a tirare su qualche soldino per vedere di andare avanti. Infatti mi sembra che non è ricca, però comunque sono contento anche dell'esito perché non sono più 22 o 23 o 30 che erano a quel momento, ma mi sembra che si erano arrivati sul 150. 150 iscritti, sì. Anche Ecco, vedi, pertanto per me, giovani, anche abbastanza ecco, giovani. è questo, abbiamo bisogno dei giovani, no? Anche abbastanza giovani. Ecco. Comunque, fra me e te ci sono tanti anni di differenza, tanti. Però devo dire che io starei ad ascoltarti ore, anche se sono più giovane, perché è sempre una Sì, lezione. perché io parlo per esperienza, non è che parlo perché ho letto sui libri. Certo. Parlo per quello che mi è capitato a me, per le conoscenze che ho avuto e gli studi. Comunque la resistenza è ancora oggi. Sicuro, la resistenza c'è ancora oggi, speriamo che continui, perché nei popoli la resistenza c'è sempre. Guarda che io ti posso dire, per esempio, i ragazzi della Giovine Italia di Mazzini erano dei resistenti, perché volevano l'unità d'Italia. Ma nello stesso tempo via la monarchia e entrare la Repubblica, e lì c'era resistenza. Nelle cinque giornate di Milano, nel 1848, no? Mi ricordo in questi giorni, mi sembra, dal 18 al 20, 23, no, c'era resistenza, no, perché i milanesi hanno preso in mano delle armi proprie, no? Certo. Che potevano essere falce, martello, il rastrello e le masciaie col mattarello, no, hanno scacciato gli invasori della città di Milano. Anche sono stati, che è stato pagata cara perché sul selciato della nostra città di Milano sono morti più di 550 persone, il Certo. 10% erano donne. Questa è resistenza, resistenza l'ha fatta Garibaldi. Resistenza c'è stata nella guerra del 1918, quando alcuni erano contro questa guerra, lottavano questa. Walter, abbiamo finito. Sì.